Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli della DDA di Napoli, mitico procuratore della DDA di Napoli. Come sta? Bene, grazie, buonasera a lei. Signor procuratore, non ci sentiamo, non ci vediamo dal 18 novembre dell'anno scorso, quindi tantissimo tempo, tantissimi accadimenti si sono succeduti e volevamo parlarne un po' con lei. Innanzitutto diciamo i miei complimenti, complimenti di tutti per il successo della DDA, del suo gruppo di lavoro, perché ha catturato il latitante Marco Di Lauro, latitante da 14 anni, secondo latitante più pericoloso di Italia dopo Matteo Messina Denaro, e quindi è un grande successo suo personale. Ecco, Di Lauro e sono noti Napoli e il diciamo influiscono sul nord di Napoli, quindi Secondigliano, sì. Scampia, per quanto riguarda la droga e il riciclaggio. Latitante da 14 anni, un successo strepitoso. Grazie, il successo ovviamente dell'ufficio dei magistrati che per anni si sono occupati di questa indagine e delle forze di polizia che hanno saputo organizzare tutte le indagini che poi hanno portato alla cattura di Di Lauro e hanno saputo ovviamente intervenire tempestivamente anche in gruppi diversi, insomma in unione tra forze di polizia giudiziaria diverse per arrivare alla sua cattura, che è stata un'operazione anche da un punto di vista organizzativo molto, molto brillante, brillante, complessa ma brillante. Insomma, comunque è un successo che la Procura ha ottenuto e ora chiaramente, come sempre avviene, si guarda al futuro. E certamente, è un successo in concomitanza di un femminicidio, mi pare, a Melito. Pare che fosse un amico di questo Marco Di Lauro, questo personaggio che aveva deciso di suicidarsi e poi ci ha pensato bene e ha ucciso la compagna, perché lui anzi dice che aveva dettato perfino una lettera testamento a questa donna dicendo dove erano tutti i suoi averi, e poi ha saputo che lo voleva diciamo lasciare e ha pensato bene di raggiungere l'obiettivo diverso e ucciderla. Ma su questa cosa le indagini sono in corso, ancora non si può parlare. Riusciti a ricostruire con certezza quella che è stata, diciamo, la dinamica dell'intera situazione. Certo. Peraltro sul luxoricidio, diciamo, procede un ufficio diverso che è Napoli Nord. Ho capito, il Napoli Nord, quindi il procuratore capogreco. Sì. Ecco, signor procuratore, sa che io pensavo, l'anno scorso che ci siamo incontrati, lei aveva preso un altro latitante, Antonio Orlando, sì, 60 vero, anni, vero. Lo stesso per droga, era latitante da 15 anni, quindi lei proprio, i latitanti sono la sua passione. Possiamo dire? Allora, in realtà, diciamo, nel corso della mia carriera io ho coordinato molte indagini per latitanti, perché diciamo, tra i latitanti, tra le catture, voglio dire, tra le indagini finalizzate alla cattura dei latitanti, io per esempio ho coordinato da sostituto le indagini per la cattura di Angelo Nuvoletta, di Ferdinando Cesarano, Geppino Autorino. Che differenza c'è tra diciamo, inseguire un criminale normale e un latitante? Ci vuole più studio, più pazienza, più dedizione? Insomma, guardi, le indagini sulla cattura dei latitanti sono indagini molto complesse, perché insomma, sono indagini che non possono essere rivelate, quindi durano molto. E durante tutte queste attività si insomma, acquisiscono tutta una serie di elementi informativi che devono rimanere però segreti, perché altrimenti si vanifica tutto quello che è stato fatto fino ad allora. Certo. In generale io credo che la cosa migliore in questi casi sia di far coincidere sia le indagini finalizzate alla cattura che le indagini finalizzate poi alla ricostruzione di scenari criminali, indagini di scenario. Sì, ma soprattutto le indagini finalizzate alla ricostruzione degli assetti dei clan camorristici, in maniera tale che, siccome un'indagine per cattura dei tanti, ripeto, può andare bene, ma può anche non sfociare, diciamo, nella cattura del latitante,
insomma, quantomeno un risultato lo si ottiene sicuramente, diciamo, alla fine. Certamente. Signor Procuratore, dunque, la DDA ha scoperto una gang nel Casertano, in provincia di Caserta. Si tratta di baby narcos tecnologici. Ecco, sono studenti minori che usano la rete per commercializzare, per far commercio di droga. Sono minori e quindi se ne occuperà, voi ne avete scoperti, presi 5, mi pare, in provincia di Caserta, se ne occuperà la procura dei minori di Napoli. La cosa, diciamo, che in questo periodo bisogna avvertire, diciamo, i giovani e anche i genitori, pare sia in circolazione l'eroina, un'eroina diversa da quella che già aveva mietuto tante vittime negli anni scorsi. È una droga, è un'eroina sintetica, quindi molto più pesante, molto più, diciamo, il cervello va in tilt da subito, sia iniettata che diciamo inalata, quindi noi dobbiamo stare attenti, particolarmente abbiamo Castel Volturno, abbiamo la mafia nigeriana, una costola che i Viking mi pare si chiamino, insomma sono proprio addetti a questa droga, quindi c'è questo allarme. Allora, io non ho coordinato io le indagini relativamente a questo fenomeno, però voglio dire, il problema delle droghe sintetiche è un problema generale, no? In questo momento addirittura si sono posti dei problemi relativi alla difficoltà, per esempio, di considerare come sostanze stupefacenti delle sostanze che non presentano le caratteristiche, diciamo, previste alle tabelle in, materia di che però fanno ugualmente male. Che fanno ugualmente male, ma che per essere considerate sostanze appunto stupefacenti devono essere inserite in quelle tabelle. Quindi c'è un problema di continuo adeguamento diciamo, delle previsioni del legislatore su quale siano, su quali siano le sostanze stupefacenti. Ma questo, voglio dire, sono gli effetti del mondo che cambia, purtroppo. No? Certo. Cioè, nel senso che ciò che prima sembrava, sono, diciamo così, gli effetti della globalizzazione. Mentre prima entrare in contatto con qualcuno o qualcosa che si verificava negli Stati Uniti, in Canada o in Australia era complicato, voglio dire, adesso oggi lo si fa senza neanche sapere con chi si entra in contatto attraverso appunto lo strumento del web. Certo, per questi giovani dice che usano la moneta virtuale, i bitcoin, e su questo c'è l'allarme del grande procuratore Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che io saluto sempre con grande affetto e di cui ho un ricordo bellissimo di un'intervista, è stata veramente, me l'ha concessa alla procura di Nola, è stato veramente bello, e lui dice che bisogna stare attenti, bisogna eliminare l'anonimato di rete, perché è pericolosissimo. Questi bitcoin, questa moneta virtuale, diciamo, elimina, cioè non, diciamo, è contrario a non far vedere le norme, diciamo, adeguate alla prassi normale, cioè i circuiti bancari, i circuiti finanziari, occulta questa. Beh, certo, perché è evidente che diciamo, i pagamenti in bitcoin, anche quando sono pagamenti di rilevanti dimensioni, sfuggono ad ogni tracciabilità e a ogni tracciamento, quindi evidentemente consentono traffici anche illeciti che non sono ricostruibili per via finanziaria. Però dice che in Europa colui che diciamo, utilizza i bitcoin deve dare le generalità, l'identità, è così o no? Perché se no non si vedono mai i passaggi, cioè da chi manda a chi arriva, giusto? Sì, insomma, questo astrattamente è vero, però insomma, vi è la possibilità di utilizzazione di piattaforme anche collocate sul territorio estero. Quindi insomma, riescono a sfuggire, sì. A sfuggire. In provincia di Napoli, esattamente ad Acerra, è stato catturato il primo foreign fighter, cioè il combattente straniero, giusto così? È algerino ed era passato, si è trattenuto pure 10 anni... proprio in provincia di Caserta, a San Marcellino, è ritornato, è stato 10 anni diciamo, a San Marcellino, e a San Marcellino, se lei ricorda, fu preso quel Chemiri, se lo ricorda, quel custode della moschea di San Marcellino, che diciamo, aveva nella sua mansarda una specie di stamperia per certificati finti. Ecco, è ritornato, è stato 10 anni, poi è ritornato in patria e poi è partito
partito, ha combattuto con l'ISIS, quando è stato sconfitto è ritornato in Italia. Le chiedo come ha fatto questo a ritornare in Italia, senza documenti, senza, diciamo, chi l'ha aiutato, chi può averlo aiutato, o è una cellula dormiente, che sarebbe una cosa ancora più preoccupante? No, questa è una cosa ovviamente, diciamo, sulla quale io non, per la verità, non ho idee specifiche, perché non ho contezza. Devo dire che il modo in generale, che voglio dire, vi sono dei canali di ingresso nel territorio dello Stato che sono i più variegati, ma insomma, parliamoci francamente, voglio dire, oggi si circola senza, insomma, il fortunato fatto che l'Europa, diciamo, non abbia più frontiere, perlomeno in gran parte, facilita sicuramente il movimento delle merci ma anche delle persone. Ma d'altra parte, voglio dire, proprio in considerazione della movimentazione che c'è di mezzi, di macchine, di autocarri, insomma, in Italia, voglio dire, si può entrare in qualunque modo ed è pressoché impossibile blindare i confini nazionali. Questa è l'idea che si possano blindare i confini nazionali non è semplicemente una grande sciocchezza, è una cosa impossibile. Certo. Signor Procuratore, parliamo un po' di cose più nostre. C'è insofferenza della criminalità organizzata rispetto di fronte ai vostri successi, alle vostre inchieste. Le inchieste, diciamo, di successo che state raggiungendo sono di successo, ma soprattutto prendete i beni della criminalità organizzata attraverso i sequestri. Le inchieste che vanno bene per la bravura dei magistrati e forze dell'ordine, anche per i mezzi tecnologici, ma anche per i collaboratori di giustizia. E la criminalità è un po' in sofferenza nei confronti dei magistrati, che non fa che minacciare, eppure contro i collaboratori di giustizia. Ne abbiamo avuto un assaggio a Castellammare, se lo ricorda, più o meno prima di Natale, quando fu fatto un bel falò, una bella pira, e su scritto questa è la fine che devono fare i cosi. E quindi sono stati ampiamente minacciati. Anche l'altro giorno, in un altro processo, un famoso Francesco Schiavone, detto Sandokan, ha detto: a voi magistrati, questi collaboratori vi dicono sciocchezze, perché prima dicono una cosa, dopo ne dicono un'altra, dopo i famosi 180 giorni in cui devono scegliere. È così? Insomma, devo dire che noi stiamo, negli ultimi tempi in particolare, ottenendo dei risultati che sono molto significativi, e sono risultati non solo in fase di indagine, ma anche finalmente, devo dirlo, in fase dibattimentale. Qualche giorno fa ho avuto occasione di vedere una quantità di dispositivi di sentenza assolutamente inusuale, no? Con una serie di, e tutti quanti con pesanti condanne nei confronti di esponenti della criminalità organizzata. Cioè, il fenomeno delle collaborazioni è un fenomeno fondamentale nel contrasto alla criminalità, perché i collaboratori, come si è sempre detto, consentono di fare luce in organizzazioni che altrimenti sono segrete, perché è chiaro che un'organizzazione camorristica è anche una società segreta, no? Cioè, il camorrista non è che mette i nomi di tutti gli affiliati sul giornale. Quindi avere la possibilità di una voce da dentro che dice come è organizzata quel gruppo, chi ne fa parte, quali sono le attività, dove si riuniscono, dove hanno le armi, è un fatto che ovviamente agevola le attività investigative e consente di avere risultati che non sono ottenibili con altri strumenti di indagine. Insomma, state ottenendo parecchi successi, soprattutto sui sequestri, i beni, la famosa acqua dei pesci che state togliendo, ne state togliendo parecchio. Un reato che non si riesce a risolvere è il pizzo. Il pizzo è un reato che insiste soprattutto in Campania, anche un po' in giro, ma in Campania particolarmente. È un pizzo che viene imposto con grande violenza, soprattutto a Napoli, nel centro storico, dove ci sono i pizzaioli. Abbiamo avuto una bomba come si chiama, quello Sorbillo, un altro di Matteo, ad Afragola, diciamo, tante bombe messe, insomma, un pizzo imposto con una particolare violenza, perché sono le giovani leve. Allora, a prescindere dal fatto, da ora, diciamo, dalle singole vicende, diciamo, che magari possono essere generale, anche tra di loro differenti, certamente, però si deve dire ovviamente che c'è una recrudescenza
di attentati, diciamo, e comunque di pretese estorsive nei confronti, diciamo, dei commercianti e degli operatori commerciali. Ma questo deriva essenzialmente dal fatto che spesso la richiesta dell'estorsione, il pagamento dell'estorsione, costituisce la prima manifestazione attraverso la quale un gruppo camorristico dichiara all'esterno di comandare su quel territorio. Cioè, voglio dire, per assurdo, il valore dell'estorsione va al di là di quello che è il pagamento, la somma di denaro che viene data. Cioè c'è un valore diverso, che è quello dell'affermazione del principio secondo cui quel territorio è controllato da un determinato gruppo criminale. E giustamente, essendo giovani, vogliono farsi conoscere e lo fanno in maniera eclatante. Lei ha detto che potrebbero essere un colpo di coda di quelli mazzarella che vorrebbero colpire quei Sibillo, quelli delle paranze dei bambini, o no? Ma di questo è chiaramente... Non è dato... Noi abbiamo chiaramente delle idee sulle quali evidentemente stiamo lavorando. A volte le... situazioni corrispondono, certo, voglio dire, a quelle che sono le supposizioni, altre volte sono più facili o più complesse rispetto alle supposizioni. Però noi stiamo lavorando su questa cosa e speriamo di poter arrivare a qualche risultato anche in tempi non eccessivamente lunghi. Quindi ci siamo, forse è per segreto e non si dice, va bene. Siamo in procinto di un altro successo. Signor Procuratore, questi che impongono il pizzo hanno delle vedette? Hanno chi gli fa da sostegno, cioè dei pusher, dei parcheggiatori abusivi? Perché... spifferano dove andare, dove chiedere il negozio che ha più soldi, quello che lavora meglio, quello che magari è sfigato e non ha soldi. Sì, allora guardi, in realtà... Sono vedette. Sì, ci sono vari modi, per esempio l'esperienza, no, dimostra che, per esempio, soprattutto nella provincia, i cantieri, va bene? Vengono segnalati spesso da persone che sono interne agli enti che sono preposti a dare autorizzazioni allo svolgimento di questo cantiere. Allora, per esempio, se per esempio per aprire un cantiere bisogna ricevere una qualche autorizzazione, possono essere più vari, no, gli enti che devono rilasciarle, prendiamo il permesso di costruire, lo rilascia il comune, poi insomma ci sono gli operai che vengono, i registri di cantiere che vanno lì, cioè sono i più vari enti. Allora, le indagini hanno dimostrato in passato come all'interno di queste questi enti vi sono poi delle persone addette, inserite appunto dalle organizzazioni criminali, che hanno questo, o comunque anche che non sono state inserite, ma che si sono messe in rapporto delle organizzazioni criminali e che hanno proprio il compito di fare queste segnalazioni. In altri casi, viceversa, l'estorsione, l'attività estorsiva è a tappeto, quindi prescinde, per esempio, dalla necessità di sapere se una determinata attività è produttiva o non è produttiva. No, il semplice fatto che stai là ti impone di pagare una certa somma di denaro. Cioè, la Camorra, vede, è un'organizzazione che si caratterizza rispetto a tutte le altre per l'estrema duttilità dei suoi modi, camaleontica, dei suoi modi di operare. Cioè, non esiste un modo tipico, standard, ma ci si adegua. Io penso che sia la organizzazione criminale con più capacità di adattamento alle situazioni che mutano, per cui praticamente è in grado di organizzarsi per scoprire quali sono i cantieri che aprono su un determinato comune attraverso l'infiltrazione negli enti pubblici, oppure è in grado di verificare, per esempio, con estorsioni a tappeto, no? O addirittura di adoperare appunto delle vedette per vedere qual è il flusso di clientela. Al tempo stesso è in grado poi di approfittare di novità legislative, di nuovi assetti internazionali. Cioè, la Camorra è l'organizzazione che
più di ogni altra, riesce in tempi brevissimi a modellare le sue modalità di azione su quella che è la situazione di fatto. A fiuto? Sì, a molto fiuto. E, insomma, essendo ovviamente un'organizzazione meridionale, napoletana, insomma, diciamo, ha una certa fantasia, no? Signor procuratore, un altro fenomeno napoletano sono le stese. Uno si può trovare nel mezzo di una stesa e non si sa come, senza avere rapporti con criminali, si viene uccisi. È una, diciamo, il fenomeno delle stese non si riesce a debellare. Perché, secondo lei? Guardi, allora, sulle stese bisogna dire che si fa un po' di esagerazione, perché da un lato, voglio dire, il fenomeno c'è, chiaramente, però bisogna anche dire che questa è una forma di violenza in qualche maniera a bassa intensità, perché se andiamo a vedere quali sono, per esempio, le... se ci sono state poi vittime, no, di queste stese, bisogna dire che... ferimenti, cose sì, così. Insomma, ma casuali, diciamo, e comunque sono sicuramente in numero... come dire, inferiore rispetto a quelli che sono gli episodi che vengono segnalati, perché insomma in realtà si tratta più che altro di una affermazione da parte di gruppi neocostituitisi del proprio potere, diciamo, del proprio predominio su un determinato ambito territoriale. Certo. Fermo restando una cosa, è questi gruppi, diciamo, appunto neocostituitisi, sono gruppi, anche giovani, sono gruppi che molto spesso contano veramente poco negli equilibri criminali della zona, perché a comandare realmente sulla zona sono altri clan insomma storicamente storici, consolidati, ai quali questi neogruppi fanno riferimento. Anzi, noi sempre di più assistiamo al fatto che gruppi criminali tradizionali rinunciano ad avere una propria forte e larga struttura militare in cambio della possibilità di avvalersi di volta in volta di gruppettini che vengono messi a presidiare determinate zone, ma che vengono messi a presidiarle per conto di questi altri gruppi molto più importanti. Certo. Per cui, diciamo, l'idea... Sono subordinati, diciamo, sì, così. Dicevo, per cui l'idea che in questi gruppettini di giovani, giovanili, si esaurisca la camorra è un'idea sbagliata. Certo. Un'idea sbagliata che fa pure danni, perché trasforma, diciamo, la camorra esclusivamente in un problema di ordine pubblico, mentre invece la camorra è, diciamo, capacità di infiltrazione dell'economia, è rapporti con una parte della società, rapporti con la politica, rapporti con le professioni, rapporti con le pubbliche amministrazioni, capacità straordinaria di reinvestimento sia in attività produttive in Italia e all'estero, sia, diciamo, in beni immobili, immobilizzati. Insomma, c'è una varietà di azioni della camorra che va sempre, una varietà che va sempre molto al di là del fenomeno delle stese. E certo, per cui si dice mafia e mafia e corruzione sono due, diciamo, mali sociali proprio radicati, mafia intesa come anche dalle parti nostre e camorra. Poi c'è, come diceva lei, sono giovani e fanno il nome per conto dei grossi boss, anche perché alcuni si stanno uscendo dalle carceri e quindi sono in cerca, non in cerca, vogliono ritrovare il loro posto, e quindi hanno difficoltà anche in questo, cioè il contrasto. Allora, però questo fatto non deve scandalizzare, perché voglio dire, insomma, è un fatto normale. È uno stato di diritto, cioè quando uno finisce di eseguire, di scontare la sua pena, insomma, deve ovviamente riacquistare la libertà. Poi, voglio dire, c'è chi riacquista la libertà e si mette, diciamo, a lavorare o comunque, insomma, si estranea da attività illecite, e chi invece esce e immediatamente ricomincia a fare quello che aveva interrotto quando era stato arrestato. Persiste. Sì, persiste in questa sua, diciamo, logica tendenza criminale. Certo. Giustizia a Napoli è un po' lenta, si dice, è un po' lenta. L'ultimo episodio, il ritardo, 21 mesi per depositare delle motivazioni di una sentenza penale. Un ritardo così, diciamo, eclatante può incidere sulla prescrizione del processo o no?
può portare alla prescrizione allo stato 21 della, mesi, allo stato quindi più di un anno e mezzo. Allo stato attuale della legislazione, cioè che dovrebbe cambiare a partire dal 2020, sì. Anche se i tempi saranno molto più lunghi, perché chiaramente, voglio dire, essendo le norme della prescrizione norme sostanziali, eh sì, perché dovrebbe andare dopo il primo grado di giudizio. Sì, no, no, voglio dire, ma essendo sostanziali, quelle norme, le nuove norme, sì, che entrano in vigore nel 2020, cominceranno ad applicarsi ai reati commessi dopo, dal 2020 in poi, quindi insomma, voglio dire... Non è retroattiva. No, assolutamente non è retroattiva. La prescrizione è norma sostanziale e si applica il principio del favor rei, quindi il favore... E tutto il nostro, nostro ordinamento è sul favor rei. Non c'è dubbio. Diciamo, certamente io ora voglio dire, non so qual è stato il motivo del mancato deposito di questa sentenza, diciamo, e non ho neanche materialmente seguito personalmente però la situazione. Capitare. Diciamo, certamente voglio dire, incide oggettivamente allo stato delle norme attuali sul termine di prescrizione. E certo. Insomma, per sapere perché, insomma, spetta ad organismi che sono appositamente deputati. Certo. Il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe De Carolis di Prassedi, ha detto che c'è il famoso imbuto nel quale sono fermi 48.000 processi penali. E chi è, diciamo, un po' pessimista dice è il caso di dichiarare Napoli sede disagiata? Non credo. Ma guardi, diciamo, io... È difficile sicuramente dal punto di vista della quantità di lavoro, diciamo, e Napoli insomma è una sede molto complessa. Io credo, certo, che diciamo, semplicemente bisognerebbe che tutti si facessero carico di una situazione che in questo momento sarebbe ancora risolvibile con l'impegno di tutti. Ovviamente insomma è necessario che l'impegno ci sia e che questo venga organizzato. Allora, certo, sotto questo profilo bisogna dire che noi abbiamo il presidente del Tribunale di Napoli, che è un magistrato che ha delle doti organizzative che sono sicuramente straordinarie. Ferrara. Ora vedremo ovviamente, diciamo, che cosa succederà e se sarà possibile, diciamo, perché superare... dice che fa il monitoraggio questo, sì, Ferrara, sì, ogni sei mesi, sì. Vedremo se sarà possibile superare questo ritardo, dicendo però una cosa, guardi, cioè che diciamo, il problema dei ritardi non è un problema della magistratura, è un problema della città, perché voglio dire la possibilità che in questa città il problema del rispetto della legge e la sanzione, diciamo, abbia un'efficacia dissuasiva e quindi che praticamente, vuol dire, il fatto spinga le persone a non violare la legge, presuppone il fatto che queste sanzioni vengano applicate in tempi ragionevoli. Certo. Applicarle dopo 10 anni significa rinunciare a qualunque effetto dissuasivo della sentenza, della pena, certo, anche perché a distanza di 10 anni a volte, voglio dire, l'imputato non esiste nemmeno più, perché, diciamo, è morto, oppure si è messo a fare la persona per bene, magari, no? Si è messo, certo, a fare la persona per bene, diciamo, e quindi andare a intervenire a distanza di tanto tempo si rovina la vita a una persona, insomma, è quasi una crudeltà non necessaria. E certo, perciò si dice che la giustizia lenta è un'ingiustizia. Sì, è così. E io sinceramente sono d'accordo, cioè nel senso che la giustizia lenta è un'ingiustizia non solo per l'imputato ma per tutti i cittadini. È una sconfitta, sì, è una sconfitta. Signor Procuratore, parliamo di spazzacorrotti. Questo decreto, dunque, se uno è dichiarato colpevole va in carcere di sicuro, agisce in modo retroattivo questo decreto, non prevede norme transitorie, va in carcere chi ha patteggiato, anche chi ha seguito il rito abbreviato. I giudici, non so lei come la pensi, ma i giudici del civile a Napoli, i giudici del penale dicono che è incostituzionale, pare che sia incostituzionale, tant'è vero che la settima sezione del Tribunale di Napoli proprio l'altro giorno hanno, diciamo, ridato la libertà a una signora che era stata condannata a 2 anni, mi pare, a 3 mesi per un tentativo di corruzione, ecco, per questo fatto. Lei che ne pensa di questa, anche perché diciamo, c'è agitazione pure degli avvocati, dei penalisti, perché pensano alle carceri che saranno piene, già sono piene di detenuti e ci sarà un aggravamento di questa situazione carceraria. Guardi, e come la vede? Allora, io la vedo così, nel senso che ci sono
vari aspetti diciamo, della normativa in materia di sicurezza e anche in materia di corruzione che probabilmente richiedono un affinamento, un miglioramento, perché insomma ci sono delle problematiche che possono determinare. Al tempo stesso io credo che un intervento sulla corruzione in qualche maniera fosse necessario e credo che sotto certi profili questo decreto, questa legge, questo intervento normativo contenga a fianco a elementi da rivedere, contiene anche degli elementi insomma, sostanzialmente positivi. Certo. Che la corruzione non se ne può più. No, perché la corruzione è una piaga veramente insopportabile, guardi, diciamo, è una piaga insopportabile che da un lato mantiene una consistente parte del paese in una condizione di povertà. E dall'altro, insomma, voglio dire, presenta dei profili che sono veramente complicati per quanto riguarda proprio il senso, no, della legalità che questo paese dovrebbe avere e di cui invece è abbastanza privo. Eh sì, è carente, ma sì. Non solo la corruzione non viene affrontata come si dovrebbe dalla politica, né mafia né corruzione, per cui si dice sembra che sia solo un fattore, un fenomeno che debba riguardare solo i magistrati. Mafia e corruzione se ne devono interessare anche i politici, Sì, ma questo è l'errore, guardi, questo è l'errore, diciamo, che è nonsense. L'errore della politica, perché... diciamo, la politica reagisce a questo problema in due modi. Il primo modo dicendo va bene, devono fare i magistrati, lasciamo fare ai magistrati. È quello scaricare. E questo praticamente è un errore perché la politica deve avere diciamo, in sé diciamo, gli anticorpi e deve avere in sé gli elementi per valutare i comportamenti dei politici. D'altra parte, voglio dire, è anche non condivisibile, secondo me, l'idea diciamo, di mettere in mano alla Procura della Repubblica come dire, il futuro politico o gli determinati assetti politici. Cioè, quello che io voglio dire è che la politica dovrebbe avere la capacità di acquisire informazioni e di prendere le decisioni conseguenti, che non sono sempre le stesse, ma che dipendono a seconda dei vari casi. Cioè, voglio dire, io credo che la politica dovrebbe, se la politica avesse questa capacità, si troverebbe anche nella condizione di poter dire, in relazione a singoli casi, un momento, questo, secondo noi, a questo, non lo facciamo dimettere, perché siamo convinti che è innocente, e siamo credibili in questa nostra convinzione perché in altri casi, dove invece questa possibilità di ritenere l'innocenza non c'era, dicevo, in altri casi ci siamo comportati diversamente e li abbiamo espulsi, diciamo, dalla vita politica. Certo. Se questo, diciamo, se la politica non riesce a fare questo, si indebolisce e si mette nei confronti non della magistratura in quanto tale, ma rispetto a, diciamo, al sistema dell'accertamento penale in una posizione di assoluta debolezza. Certo. Signor Procuratore, come spiega lei le cose? Guardi, è un fenomeno. No, non è da tutti, perché i cittadini hanno bisogno di sapere, di conoscere, perché sono disaffezionati alle istituzioni e quindi è un modo, come dire, far capire le cose. La trasparenza è importante, certo. E la prevenzione, io dico sempre. Il procuratore Borrelli si occupa anche di minori, ne ha scoperto un minore in difficoltà, una ragazzina di Ponticelli. Noi sappiamo che c'è tanta violenza tra i giovani, ci sono quelli che operano, fanno la violenza, ma ci sono anche le vittime. Ci sono vittime dai bimbini dall'asilo, si vedono maestre che sculacciano, insomma, fanno pressione sui bambini. Ci sono tante vittime, le vittime collaterali, quelle cosiddette collaterali che assistono ai femminicidi. Lei ha scoperto una ragazzina a Ponticelli, 13 anni, che già faceva traffico di droga.
perché? Perché aveva il papà che non so se la costringesse, la convincesse, ma insomma impacchettava droga e faceva lei droga anche, diciamo, in rete. I suoi clienti erano ragazzini di 11-12 anni. Io l'altro giorno pensavo, ma 11-12 anni fanno prima, seconda media, sono piccolissimi. E lei ha alzato questo velo veramente inquietante sui rapporti dei genitori e figli, perché ecco, non è detto che i bimbi che nascono in famiglie mafiose debbano per forza diciamo, seguire no. Le orme paterne. Sì, sì, ma questo non c'è dubbio. Devo dire che noi abbiamo un'ottima sinergia con la Procura dei Minori, sì. Per cui sostanzialmente diciamo... siamo in Lutzenberg. Siamo in contatti molto frequenti, molto brava. Ed anzi questi contatti poi diciamo portano a delle modalità operative che si affinano nel tempo, anche sulla base delle esigenze, certo. No, della Procura dei Minori. Per cui, per esempio, quello che noi all'inizio diciamo della mia venuta a Napoli riuscivamo a fare nell'arco di mesi, oggi lo riusciamo a fare nell'arco di giorni e abbiamo praticamente un allineamento sostanziale delle nostre attività investigative rispetto a quelle della Procura. Io vorrei intanto intervistarla perché la stimo da lontano per tante cose che fa. Giustamente anche l'ultima volta che c'è stato quel ragazzino di Cardito, no, di Cardito, quello che è stato ucciso a 7 anni dal compagno della mamma con le bastonate. E, giustamente lei dice, noi vogliamo intervistare. Ma se non denunciano, e il problema è sempre la denuncia, tanti hanno sentito ma tanti hanno fatto finta di non sentire. A proposito di questi ragazzini, se lo ricorda Caffiero De Rao che aveva sperimentato in Calabria l'allontanamento dei giovani per dare loro un'altra possibilità? Lei pure è stata in Calabria, a Catanzaro, se lo ricordo? Sì, sono stato in Calabria all'inizio, per 5 anni, sì, sì. All'inizio della sua carriera, quando no, era no, Pischello. Io sono stato in Calabria da, diciamo, all'inizio della mia carriera di semidirettivo, perché sono stato dal 2009 al 2014. Sono e io me lo ricordo, che sì. la prima sede, diciamo la mia così. Prima sede di procuratore aggiunto. Hai capito? Io tutto mi ricordo di lei, è vero o no? Complimenti. Perché le voglio bene e la stimo innanzitutto. La DIA nella sua relazione semestrale ha detto che nello scenario criminale prevalgono oggi le donne e i bimbi, i ragazzini, perché mentre nella società moderna, la società nostra, diciamo, di persone che si vivono nella legalità, il ricambio generazionale è molto lento, vuoi perché non si trovano i fitti, non si comprano le case, non ci sono soldi, non ci si laurea, non ci si può sposare. Diciamo, queste sono tutte difficoltà che si incontrano. Invece nella criminalità il ricambio generazionale si ha subito 12-13 anni e tanto è vero, certo. Ci sono le paranze. Ma diciamo, guardi, purtroppo diciamo, l'esperienza insegna come spesso i figli dei criminali diventino a loro volta criminali. E le donne hanno un ruolo importante anche in considerazione diciamo, dei successi in qualche maniera che l'azione di repressione ha, perché ovviamente voglio dire quando gli uomini, quando prendete i maschi i vengono arrestati, le donne in qualche maniera prendono il loro posto e abbiamo sempre più donne che raggiungono anche ruoli importanti nelle organizzazioni mafiose. Sì, sì. La Camorra, vede, anche in questo è una organizzazione particolare, perché non è un'organizzazione maschilista. Abbiamo molte, donne boss. Sì, sì, molti casi di donne che all'interno delle loro organizzazioni hanno raggiunto posizioni apicali e abbiamo avuto anche collaborazioni di giustizia di donne, diciamo numerose collaborazioni di giustizia di donne. Sono più quelle le donne collaboratrici o di giustizia o più gli uomini? Più gli uomini. No, sicuramente più gli uomini. Più gli uomini, ma perché voglio dire. E in che si differenzia una donna che collabora con la giustizia? È più loquace, è più dialogante rispetto all'uomo che collabora? Guardi, che particolarità c'ha? La donna è più seria, diciamo, ma questo insomma voglio dire è una caratteristica delle donne in assoluto, diciamo, quando grazie. Le donne, ma è la verità. Le donne ringraziano. Quando le donne prendono una strada, prendono una decisione, sono più coerenti rispetto alle decisioni che hanno preso. Questo più serie. È un limite
di, insomma, che appartiene alla categoria dei maschi. Di tutte le donne. Signor procuratore, adesso dedichiamo un pensiero alle donne, perché domani è la festa della donna, quindi glielo dedichiamo. A proposito, si ricorda nella prima, mi pare, intervista, non l'ultima, quella prima proprio, parlavamo di paranza di bambini e parlavamo del film Gomorra, un film del quale si parla molto, è proprio della paranza dei bambini, che ha vinto il Leone d'Argento, ma come pubblico non è che sia andato molto bene, non hanno, diciamo, non è stato molto diciamo gradito, ecco, e si basa sul libro di Saviano. Ecco, anche qui la paranza dei bambini, lei l'ha visto il film? No, io no, però diciamo per la verità ho in programma di vederlo. Insomma, io l'ho visto. Io non l'ho visto perché ho avuto altri impegni. Cose da fare, ha dovuto prendere la di tanti. Non sono andato al cinema, ecco, diciamo, ma è uno dei film che lo vado a vedere. Voglio vedere non appena avrò questa... Io non le dico così sommariamente, io sono uscita un po' sconvolta, presa da questo film. Un gruppo di ragazzi, praticamente un ragazzo di 15 anni, vabbè, non glielo racconto perché sennò perde lei, no, allora non glielo racconto. Comunque si vede una città in preda a questi ragazzini e... È proprio irrecuperabile, c'è questo senso di irrecuperabilità che colpisce, non c'è un rione, diciamo, degradato dove vige il pizzo, questo ragazzino cerca di togliere il rione dal pizzo e quant'altro, insomma, a furia di si inserisce nella malavita. Ma non c'è un polizia, un carabinieri che passa per quelle strade, mette, e noi lo sappiamo che passano, lavorano a Napoli tantissimo, cioè, buttano anche, gettano anche vasi di quando prendono diciamo, dai vicoli napoletani, e mi lascia un poco sconcertata. Lei comunque non è propensa a questi film di questo tipo, perché Gomorra non le piaceva. No, guardi, io non è questo il punto. Allora, può dare emulazione? No, io non, allora, no. Non è per questo motivo. No, diciamo, per io credo che io distingo il film, cioè l'aspetto, come dire, cinematografico, dal messaggio, chiamiamolo così. Allora, diciamo, dal punto di vista cinematografico, io penso che Gomorra, la serie, diciamo, sia un prodotto televisivo fatto molto bene, diciamo, interessante, appassionante, insomma, diciamo, godibile e visibile. Dal punto di vista del messaggio, io credo che però, diciamo, trasmetta un messaggio sbagliato, diciamo, una visione sbagliata della criminalità organizzata. Perché, come dicevo prima, c'è questa tendenza ad a portare tutto il problema della camorra a Napoli sul piano dell'ordine pubblico, cioè la camorra che fa le stese, la camorra, le baby gang che rendono i quartieri infrequentabili. E quindi praticamente che cosa succede? Succede che diciamo, l'opinione pubblica si abitua ad individuare la camorra in questi aspetti, va bene? Ma il problema è che la camorra non è solo questo aspetto. La camorra è condizionamento, diciamo, grande condizionamento dell'economia, che si realizza per esempio attraverso l'alterazione del meccanismo della concorrenza tra imprese. Allora, quando per esempio la camorra, quando questo tipo di camorra non corrisponde a quello stereotipo, diciamo, certo, del film che noi vediamo. Allora, che cosa succede? Succede che quando l'opinione pubblica si abitua a quello stereotipo, cioè individua la camorra in quei fatti, poi alla fine finisce naturalmente per negare disvalore all'altro tipo di camorra, alla camorra degli affari, alla camorra dei colletti bianchi, alla camorra dei colletti grigi, cioè quello, il fenomeno delle, diciamo, le baby gang, è l'unica camorra esistente, per cui basta poi che, che i grandi clan non operino in quel modo, per cui le persone finiscono per ritenerli tollerabili. Questo è quello dove io credo che il messaggio che passa sia sbagliato. Cioè, non è vero che la camorra è solo un problema di ordine pubblico.
c'è una camorra silente, va bene? Sotterranea. Allora, guardi, le posso dire questo, che diciamo, quando noi... quando io, per esempio, tanti anni fa mi occupai delle indagini su Castellammare, sul clan Cesarano, o a maggior ragione quando mi occupai tanti anni fa delle indagini sul clan Nuvoletta di Marano, noi non avevamo, diciamo, fenomeni di attentati, sparatorie, omicidi, incendi, minacce, perché tutto avveniva sotto traccia, silentemente. Allora, questa camorra silente, che non corrisponde, per dire, al Gomorra la serie, va bene? Sì. Allora, questa camorra silente, che facciamo? Viene trascurata. La accettiamo? Cioè, la accettiamo? La accettiamo perché è silente? Oppure diciamo, no, non è camorra questa, la camorra è solamente l'altra. E invece purtroppo non è così, perché la camorra più pericolosa è... proprio quella là. Bravo. L'altra invece, quella delle stese, è una rappresentazione scenica. È chiaro? Folcloristica. Folcloristica, questo è il punto fondamentale. È una rappresentazione folcloristica che, diciamo, sicuramente turba le persone e che va eliminata. Ma non è quello non è quella la camorra che determina il sottosviluppo del meridione, i servizi che non funzionano, la politica che viene infiltrata e che non risponde alle esigenze dei cittadini e così via. Non è quella, la camorra che determina queste conseguenze è l'altra, quella che non si vede. Quella dei colletti bianchi che si infiltra attraverso la corruzione. Io mi rendo anche conto, scusi se rubo ancora un minuto. Mi rendo anche conto che questo è un discorso doloroso. Ma è giustissimo. E infatti ci sono molti, diciamo, anche, diciamo, come dire, molte persone che sviluppano, hanno dei ruoli importanti nell'informazione, che quando sentono questi discorsi reagiscono male, perché non vogliono sentire questo. Ma la realtà invece è proprio questa. Purtroppo, resta solo da chiedersi perché alcuni non la vogliono vedere. Forse perché è più difficile da sconfiggere. Forse perché è più difficile da sconfiggere, o forse perché, sa, insomma, è difficile prendere posizioni critiche nei confronti dell'ambiente di cui si fa parte. Quando sostanzialmente la camorra infiltra la borghesia, le professioni, intere categorie, i funzionari pubblici. Allora, che cosa succede? Succede che si scopre che col camorrista si è andati a cena la settimana prima, magari senza sapere ovviamente che quello era un camorrista, però diciamo diventa difficile ammettere di denunciare, di aver frequentato persone del genere. Cioè, diventa difficile ammettere che persone che uno riteneva essere, tra virgolette, pulite, persone per bene, in realtà non lo siano. E da qui una difesa che a volte è una difesa a prioristica, così a prioristica da risultare spesso anche in malafede. Certo, e ha spiegato come al solito benissimo. Comunque ognuno, io dico, deve fare la sua parte. Noi cittadini dobbiamo smetterla, come diceva il Riello, il procuratore generale. Ci sono due città, una legale e una che compie piccole illegalità che però alimentano la corruzione, le sigarette di contrabbando, le cose contraffatte, cioè tutte queste piccole cose alimentano, quindi ognuno dovrebbe fare nel proprio piccolo, diciamo, seguire la legalità. Signor procuratore, purtroppo l'intervista è finita, non so se a lei faccia piacere o no, mi dispiace moltissimo. Lei questa sera è impegnato, lei so che è amante del calcio, sì, sì, è patito del calcio, del Napoli non ne parliamo, non le faccio, diciamo, nulla, non dico nulla, Incrociamo le dita. Parliamo invece del
delle donne, domani è la festa delle donne e vogliamo rappresentare oggi la donna ha tanto bisogno di essere aiutata, perché con i femminicidi non si finisce mai, è un continuo riprodursi. La donna ha raggiunto tante conquiste sociali, politiche, economiche, però di fronte a un uomo che, diciamo, come si diceva anticamente, ius rem sibi habendi, la cosa, il diritto di avere la cosa per sé, l'uomo purtroppo non sopporta di essere lasciato e ammazza. Quindi che vogliamo dire alle donne? Guarda, in realtà ha detto lei quello che andava detto, cioè nel senso che alle donne va riconosciuto il diritto alla propria dignità. E io credo che la giornata dell'8 marzo debba essere considerata dalle donne proprio un momento di riaffermazione della propria dignità, dei propri diritti, del proprio ruolo nella società, che è un ruolo diverso da quello in cui a volte la società tende a confinarle. Le donne spesso sono molto frequentemente sono migliori degli uomini, e sicuramente una società che riuscisse a dare anche quantitativamente posti di maggiore valore e rilievo alle donne sarebbe una società migliore di quella che è in questo momento. Io la ringrazio per l'augurio alle donne e che dirle, torni presto, è passato tanto tempo, adesso diciamo facciamo passare un po' di tempo e mi auguro la prossima volta di ritrovarlo ancora più importante di adesso e che augurarle, buon lavoro, che possa diventare presto procuratore capo. Io vengo, ho prenotato già l'intervista, dovunque va io vengo. Va bene, perché lei merita. Va bene, grazie, grazie. Grazie tanto dell'onore che mi ha dato, che ci ha dato. E le auguro buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata anche a voi. Buonasera.